better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sing. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I. Appena finito il primo allenamento della seconda settimana, è andato veramente. Non si è stoppato. Come cazzo si fa? Appena finito il primo allenamento della settimana numero 2, volume un po' più ridotto, intensità è andata un pochino sopra, abbiamo tolto il low bar perlomeno nel primo allenamento e mi sono sentito benissimo, la tecnica la sentivo proprio come doveva essere, sono stato ancora più conservativo con i carichi, veramente molto molto soddisfatto dell'allenamento di oggi, tantissimo, comincio a vedermi molto meglio e mi è già capitato in passato, quando mi vedo meglio performo anche meglio, cioè quando sono lì in palestra e mi vedo allo specchio comincio a vedere che si vede il disegno della spalla, comincio a vedere che quando sono in pompaggio si vedono un pochino di vene, se alzo la maglietta mi si vede un pochino l'addome, sono molto contento. Stamattina ero 79,6 kg, questo vuol dire 1,9 kg in meno della settimana in cui sono partito, scusate, poi della settimana, l'ultima settimana in Italia, non quella in cui sono partito, dove la media viceversa si è assestata nell'intorno degli 80, quindi sono già parecchio in là, un pochino, addirittura la differenza tra il peso medio e di quella settimana, il peso minimo che ho toccato è già di 2 kg, mentre la differenza tra i pesi medi complessiva è di circa 1,7 kg, quindi comunque ho perso più o meno quello che avevo preventivato di perdere, perché avevo detto circa il doppio e sono un pelino sopra del doppio di quello che avevo stimato, quindi veramente molto positivo l'inizio del cut, già vedo la differenza, penso di avervelo già detto, ma ho perso 1 cm già sulla circonferenza addome nella prima settimana. Io accumulo tantissima ritenzione quando mangio male, quindi comunque ovviamente di questi 2 kg non sono tutti grasso, gran parte ritenzione, però l'allenamento questa settimana è andato da Dio, io mi vedo molto meglio, sto progredendo, mi sto abituando alla dieta, quindi non ho più proprio i crampi pesanti della fame che mi sento male, ma la vivo molto meglio, soprattutto dopo i 2 refeed che ho fatto in questo weekend, oggi mi sento molto meglio, magari domani sarà un po' più difficile, però le cose stanno andando veramente tanto bene, sono molto contento, sono completamente solo in questo momento qua, i miei colleghi se ne sono andati, domani torna quello londinese e basta, quindi quello lì un pochino comincia a farsi sentire, anche perché ve l'ho già detto in qualche video passato, io sono stra legato con la mia ragazza, cioè siamo fidanzati ma siamo anche migliori amici, quindi usciamo insieme, ridiamo, scherziamo, facciamo tutto quanto insieme e quindi non vederla per tanto a me pesa, so che un canale fitness, tu dovresti essere solo muscoli, cattiveria, sangue, invece no, lo so che non va di moda dire la verità su quello che si prova per le persone, perché la maggior parte delle persone pensano che sia qualcosa su cui bisogna vergognarsi, invece non è così, essere qua da solo, lei mi manca molto, però si deve fare perché bisogna lavorare, quindi si fa, non vedo però solo l'ora di tornare per vederla, ciao ragazzi, perché ciao?
non è finito il video. Merda, che ignorante che sono. Ho appena finito di mangiare il giappo, non ho mangiato tanto perché non ho tante calorie oggi, però sono molto soddisfatto, mi piace veramente tantissimo sto posto. Il sashimi era eccezionale, morbido, buono, sufficientemente magro, il salmone un po' meno, il tonno di più, ma è normale, è sempre così. Ho fatto una clip dove vi faccio vedere, oh madonna che esposizione, dove vi faccio vedere come si mangia nigiri, perché io una volta mi ero infognato nel sapere come si facesse, sono andato a cercare documentari che facessero vedere l'arte del mangiare il sushi, e c'era questo chef giapponese che mostrava come mangiarlo. Il 90% delle persone tocciano il riso dentro la salsa di soia, e invece no, bisogna tocciare solamente il pesce cercando di non bagnare il riso. E quindi poi dite che non imparate qualcosa sul mio canale, eh? Mentre faccio la passeggiata che torno in hotel, parliamo un pochino di qualcosa di interessante che ho sentito ieri. Ci sono tante, tante cose interessanti. Ve ne dico una breve, perché tanto mi manca poco ad arrivare in hotel. Greg Knuckles ha mostrato una ricerca che praticamente faceva vedere l'attivazione del pettorale e del tricipite nella panca piana. E ha dimostrato che l'attivazione della panca piana è pressoché stabile per l'intera durata del movimento. L'attivazione del gran pettorale, scusatemi, mi ero incartato. Quindi che ad un peso allenante, ovviamente, che fosse al di sopra del 60% del massimale. Quindi dal 60% in poi del massimale, che voi utilizziate, il 60, il 70, l'80, il 90, il 100, il petto si attiva con la stessa intensità. Viceversa, i tricipiti hanno un'attivazione molto inferiore quando si è al di sotto del 75% del massimale, e quando si è al di sopra del 75% del massimale, quindi quando si carica pesante, si comincia a fare le serie pesanti da 6, 5, 4, 3, 2 e un colpo, in quel caso l'attivazione del tricipite cresce esponenzialmente. Quindi qual è il take home message? Che tipicamente non è il petto che limita la panca, e può essere anche il petto che limita la panca, ma il petto crea la base di forza per la panca piana. Il tricipite è quello che gli dà il quid in più per poter poi chiudere i carichi veramente pesanti. Quindi quello che ha spiegato è che se il nostro obiettivo è quello di diventare più forti nella panca piana, nelle estensioni su panca piana come powerlifter, se dobbiamo scegliere degli esercizi in stile bodybuilding, quindi isolamento da utilizzare, può essere più sensato utilizzare esercizi di tricipiti piuttosto che esercizi di petto, ed utilizzare magari esercizi che siano un pochino più specifici al movimento della panca piana. Noi quando facciamo la panca, in poche parole, cosa stiamo facendo? Stiamo portando l'omero qua, ok? Il braccio è piegato e stendiamo l'omero. Questo come si fa? Contraendo il pettorale e contraendo il tricipite in questa direzione. Quindi un movimento molto molto utile che mi faceva fare anche Filippo può essere la Tate Press.
questo è esattamente lo stesso identico movimento, noi non vediamo succedere questo perché teniamo il bilanciere in mano fermo, però questo è lo stesso identico movimento che noi faremmo facendo la panca piana. Ci sono anche altri esercizi che sono utili, come può essere lo skull crusher eccetera, però dateci un occhio, l'importanza del tricipite nella panca piana è estremamente cruciale. Oltretutto ha mostrato anche una cosa interessante, che in proporzione i powerlifter di elite hanno tricipiti grossi tanto quanto i bodybuilder di alto livello o un po' di più, mentre nel petto sono un pelo meno grossi, e questo potrebbe essere anche il motivo per cui si ha questo risultato, perché i bodybuilder tipicamente tendono a rimanere in range di ripetizioni, per cui domina molto di più l'attivazione del pettorale rispetto a quella del tricipite. Fine. Carino, interessante, e in più ci ha anche spiegato biomeccanicamente perché se ci togliessero il petto riusciremmo a fare panca lo stesso, ma questa è iper nerd, se vi interessa ve la spiego sotto nei commenti. Non so se vi ricordate o se avete visto proprio i video che ho fatto in Irlanda la scorsa volta, avevo una stanza con una vista bellissima. Bene, sono riusciti a superarsi. Voglio farvi vedere la fantastica vista che ho questa volta. Puttana Eva!